The Show. Ti sei già abbonato a The Show Plus? Trovi nuovi video e vecchie glorie senza censure, senza fregni e senza pubblicità. Clicca su abbonati. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Da oggi, oltre a dirci cose da dire e fare agli sconosciuti, potete anche dirci dove farle. E indovinate la maggior parte di voi dove ci ha mandato? Esatto, a Napoli. Quindi abbiamo fatto le valigie e siamo andati nella città di Pulcinella. Perché questo è... Detto fatto. On the road. Lascia un like e commenta in quale città ci vuoi vedere nel prossimo episodio. Urlate i nomi tipici napoletani. Pasqua! What's... Oh, scusi, mamma. Signor, scusi. Che fa? Scusi. Ho visto Pasquale, scusi, signor. Nunzia! Un po' calibre, che ho tentativa. Come? Ma si proprio... Mi fa a dire che mi fate saltare. Ah, mi scusi. No, pensi che non c'è neanche... Non pazzo, Luca. Ah, scusa, ho visto mio amico, scusa. Gennaro! Io ti auguro, ma... Michè! Ah, scusa. Ho visto Michè, scusa. Vado. Provate a truffare un napoletano, secondo me non ci riuscite. Che ti porto da mangiare? Allora, mi fa un filetto di pomodoro classico, calamaro con i gamberi vicini, mi piace. Fagiolini in padella, le zucchine scapece. Buonissimo. Si mangia troppo bene a Napoli. Posso prendere ancora un po' di formaggio? Scusi, che era molto buono. Mi fa gentilmente il conto? Vado un attimino in bagno, arrivo subito. Grazie. Grazie. Ma c'è ancora in bagno? No, beh, io devo andare in bagno, mi ha detto che è libero. No, il bagno è vuoto. Io non sto facendo niente più, fare in bagno. Li ho ingannati, ce l'ho fatta! Fermi un secondo, chi è questo vecchietto uscito dallo stesso bagno nel quale è entrato Alessio? Ebbene sì, amici, preparatevi perché Detto Fatto on the Road non è l'unica novità di oggi. Detto Fatto si evolve e diventa Detto Fatto Plus, più scorretto! Buongiorno! Più epico! Più coinvolgente! Mi scusi che non sono molto pratico di questa roba qua! Più interattivo! Chi mi dà il permesso di fare queste cose? Scusi. Ah, me l'ha detto Piero a me, io non... Chi è sto Piero? Meno monetizzabile! La prima serie TV italiana in candid camera vi terrà compagnia nel Detto Fatto più epico e scorretto di sempre! Detto Fatto Plus, due vecchi bastardi! La prima puntata è già online, non perderla. Come possiamo fare? Basta abbonarsi. Non sento molto bene. Basta abbonarsi. Ma dove eravamo rimasti? Ah, sì, alla truffa. Qua si può uscire, no? Scusa, puoi mandare un attimo? Sì, certo. No, qua non c'è nessuno. Ma come col tetto glaciale sta mettendo? Ma la parte si può battere. Questo è il suo, l'ha lasciato qua il giubbino. Ma quello non è entrato, cioè non è entrato da qua. Perché c'era un ragazzo dentro che è andato in bagno e non è mai uscito. Poi io vado dopo quando, e mi faccio il conto. Dal bagno però è uscito un vecchio che non era mai entrato. Ecco, pure io, allora non sto fuori con la testa, io sto... Quindi un ragazzo è entrato il bagno e non è mai uscito, un vecchio è uscito dal bagno e non è mai entrato. E forse lui si è travestito da vecchio. Mi sa di sì, signora. Ah, ecco il vecchio. Ho dimenticato una cosa in bagno. E la cosa qua. No, scusate, signore, pagare il conto per piacere. Io ho solo per pagare il conto per piacere. Andate da una persona con i capelli neri e dite Fafamok. Buonasera. Un'informazione, tu hai i capelli neri? Sì. Vaffamok. Non vuol dire vaffamok. No, e che vuol dire vaffamok? Ma perché, scusami? E devo mandarti a fanculo. Me l'ha detto Marco C. Devi andare a fanculo. Però mi ha detto di farlo in lingua locale. Io pensavo che vaffamok.
no. Ok. Ok, ma non... Ok, detto bene. Vaffa mocca, va bene. Sì. Ah, vaffa mocca. Okay. Non so, come si continua come insulto? Sì, va bene così. Va bene così. Vaffa mocca, vaffa mocca, vaffa mocca. Tu i tuoi capelli neri. Ma la Sicilia? Ma io so. Ma te i capelli neri? Sì, capelli neri, sì. E vaffanculo. Mi hai detto C2 significa. Marco C ha detto. Marco C. Mi hai detto che significa vaffanculo. Pure tu, no? Sì, capelli neri. Sì, capelli neri. Ma che sta per te? Dai, consigliere C. Consigliere Fuet, vaffanculo. E a me mi ha detto la sera laggiù. Ma non sono io! Non sono io, c'è Marco C. È un Marco C nel web, è un commento arrivato dal web che ci ha detto andate dentro e mandate a io figurati, non lo faccio. Ma ci facciamo pensare a partire a Marco C, scusa, non è andato sta confidenza. Scusa, ma Marco C. Aspetta, noi stiamo lavorando, tu devi essere corretto, te ne devi andare mo. Entrate in un bar e chiedete un caffè sospeso. Quando il barista ve lo darà, voi tentando di tenerlo a mezz'aria perché è un caffè sospeso, lo farete cadere a terra lamentandovi col barista perché non rimane sospeso. Scusi, le posso chiedere? Io sono di Milano, una curiosità, ma questo è il famoso caffè sospeso? No. E infatti non è rimasto sospeso. Aveva ragione. Beh, il numero da zitto, no? E no, perché non è la prima volta che vengo a Napoli, non sapevo questa roba del caffè. Si lascia il cuore la tazzina, quando mai si è venuta la tazzina? No, infatti non è sospeso, aveva ragione. Non è... Anche quello del signore è sospeso? No, guarda, non è. Tu devi stare prima, eh. Caffè sospeso si paga, esci fuori, non mi dire, okay. Vai. Era per verificare, si parla tanto di questo caffè sospeso, io. Sospeso è quando si paga e lo lasci pagato, quello è il caffè sospeso. Ah, è un termine un po' particolare, pensavo sospeso. Fatevi fare il famoso pacco napoletano. Luca, io ci provo. Non garantisco, adesso chiediamo qua in zona. Mi scusi, un cellulare dove posso comprarlo? A poco. Anche qua stesso. Di là. Allora andiamo a vedere di là. Questa potrebbe essere una zona interessante. Buongiorno, sono di Milano. Prego. Stavo cercando un cellulare, un iPhone 12 a poco. Ah, prima ti porto lui qua. Ah, grazie. Mi hanno detto che si fanno dei buoni affari qui. Massimo, c'è dei buoni prezzi. Ah, grazie, gentilissimo. Allora guardo. Io cercavo un iPhone 12, però intorno ai 100 euro. Ma stai scherzando? Ma hanno detto che qua si trovava. Proviamo di qua. Sapete qua in zona dove posso trovare un iPhone a 100 euro, 200 euro? Mi hanno detto che ci sono delle offerte, delle situazioni. Del mercato. Di là, Maddalena. Ok. Stiamo andando a comprare un iPhone 12. Sì. Al mercato. Al mercato, vai, mercato, dai, sì. Ma non è che ci fregano. Però no, non fregano, però l'italiano sì. L'italiano però ci frega. No, sì. Ok, allora noi dobbiamo farci fregare. Proverò in tutti i modi a non far, cioè a capire almeno quando lo scambiano, poi non farmelo fare vediamo dalla situazione. Ci inculeranno. Noi cercavamo un cellulare. Io avrei questo qua da vendere, vedi, è un iPhone 12. Posso... Devo fare un regalo a una persona con cui ho litigato anni fa, questioni di citofoni, dolciumi. Ma tu lo sai questo qua quando viene a fare, un iPhone 12. Posso chiederti dove l'hai preso? Al negozio, c'è il caricabatteria, tutto. Mi devi togliere poi il PIN nel caso, perché c'è il PIN, ok. Non sai il PIN? No. Dove l'hai preso? Al negozio. Quindi 50 euro. No, che 50 euro, ma stai scherzando. Un iPhone 7 è 50 euro. Cioè, non prendi in giro. Minimo, se lo vuoi, mi devi dare 200 euro, caro. Guarda, 200 euro non... Quando ce la fai? Quando c'hai? 100 euro posso darti. Dammi 100 euro, non sarebbe lì. Ok. Ma tu quando... Cioè, tu l'hai visto bene il cellulare? Sì, posso rivederlo, perché io... Guarda, fratello, ah, vedi. Ok. Vedi, te lo metto dentro, vedi. Però tu 100 euro qua stai facendo un affare veramente. Cioè, capito? Vabbè. Non prima la polizia diceva che ho comprato, non lo so. Dove l'hai preso? Al negozio. Vabbè, allora, sei un bravo ragazzo, posso dire. Ti faccio un regalo. Questo, un orologio d'oro. 7.000 euro d'orologio. Questo è un orologio di 7.000 euro. Così mi hanno detto. Io non hai rubato né niente. Te lo dico. Vabbè. Grazie, caro. Grazie. Alla prossima, raga. A te. Ciao, alla prossima. Poi questo secondo... Non l'ha scambiato. Scusatelo. Io ho visto che l'ha scambiato da te. Ah, tu hai visto che l'ha scambiato? Ma quando?
Il pacco è uguale. Aspetta. Compra di sale. E il telefono ho comprato. Un iPhone 12. 100 euro, ma pare. Però, allora, noi lo sapevamo che ho fatto apposta. Io non mi sono accorto di nulla, ragazzi. C'è da dire che se voi andate davanti a una stazione con la pretesa di comprare a 100 euro un telefono da 1200, un po' ve la cercate, cioè nel senso. Avete visto un ragazzo che... Con un sacchetto tipo questo? Perché ho successo una cosa strana, ho comprato un iPhone, ma in realtà mi sono trovato della plastica. E quanto vuoi pagare l'iPhone? 100 euro. Era un'occasione. Ma tu con 100 euro vuoi comprare? Ma non la rivedete. Non è che voi mi date 20 euro se vi do questa plastica? Io l'ho pagata 100. No, non vi interessa, niente. Ci ho provato, signore. Con anche il sacchetto. Grazie, no, Dani. Niente, grazie, grazie. Provate a mettere il casco a un napoletano senza casco. Potrebbe essere un gioco alla Squid Game. Casco, questo è il casco. Quello è il casco. No, che devo mettere un casco a uno senza casco, ma ce l'avete tutti quanti, quindi. Infatti sto. Tanti anni fa, cazzaro! Ciao! Casco, casco! Ciao, ma hanno tutti il casco? Io pensavo di trovare un sacco di gente senza casco. No, no. L'hanno rimesso, cavolo. Non è più. Però Giulio ci ha suggerito questa cosa qua, vedi? Toglierlo il casco invece di metterlo. Questo non mi piace, quindi adesso proverò a togliere un casco a qualcuno. Devo toglierle il casco. Cosa? Devo togliere un attimino il casco. Slacci. Lo tiri fuori? Ok, grazie mille. È per gli Squid Game, perché sennò rischio che mi sparano. E okay, i soldati, le guardie. Sì, vai. Mi chiedo scusa, ciao, ciao. Grazie! Sì! Pescate del pesce direttamente dalla pescheria. Faccio così. E poi tiro così. Funziona. Funziona. L'ho preso. Il mio primo pesce. Sì, sì, non avevo mai pescato. Cos'è questo? Sarda. Una sarda. È un buon bottino per il prima pescagione. Ma Luca mi ha detto prova a pescare a Napoli. Io questo so fare, cioè massimo il sushi mangio io, guarda. Non ho mai. Così si toglie. E cosa devo fare adesso? Serve te. Eh sì, l'ho preso, vado. Il mare di tutti. Grazie. Buona giornata. Salve. Quindi basta venire con la canna da pesca gratis. Grazie mille. Gentilissimo. Buon lavoro. Non può mancare o tira gir. Tanto vedo una cosa qua. Tira gir! A rientrare. Come Lorenzo. Grazie, salve. È il cornetto questo, giusto? Cornetto a gir! Da quando sono stati gli europei che Insigne ha fatto tira gir, ogni cosa che. Apri un caffè, vedi? A gir, sì, il caffè gir. No, un po' gir. No. Buongiorno. Buongiorno signora. Avete già da chiedere? Ah, io non lavoro qua, quindi. Posso chiedere a te? Dimmi. Io devo prendere delle mutande per la mia ragazza. Queste qua sono brasiliane? Sì. Ok, queste qua mi piacevano. Okay. Posso vedere? Ah, mutanda a gir! E ma scusami che... Quando ho visto Insigne fare un tiro a giro, scusami. Ah, okay, mi viene, va bene. Mi viene proprio sta cosa qua che... Ah, c'è un matto a giro! Un cliente a giro, vedi? Fingetevi vecchi che hanno vinto il Gratta e Vinci e fatevi derubare al tabacchino, tratto da una storia vera. Ragazzi, riesco a vincere sto sfizio della vita. Sì. Signora, lei ci vede? Sta stronzo, ma vaffanculo. Lei capisce, non vedo un c***o, mi scusi, ho vinto qualcosa qua. No, questo non lo so vedere. Si capisce una m***a. Non me ne intendo di questi giochi, mi scusi. Sì, non aiuta nessuno. Paese di m***a che siamo. Posso chiedere una gentilezza? Io non ho capito solo se ho vinto o no. Qua. Allora, questo l'ho perso. Ma questo qua, come si, cosa si, 14 bonus. Ma deve uscire 14, se non c'è il 14. E dove deve uscire? Qua. 14 è uscito. Vedete quanto avete quanto vinto? Per 10 basta 15.000 euro. Ho vinto 15.000 euro. Non lo so se è questo.
14, 15.000 euro per 10. Ma non lo so se... 150.000 euro, Vito! Ma va a sapere! Ha vinto 150.000 euro! Non lo so se... Ma sì, c'è scritto, me l'ha detto lei! 15.000 per 10 su 150. 150, quindi ho vinto! Ma mamma dovete fare il regalo pure a me, fumare! Chiamo io l'ambulanza. Signore. E fu in quel momento, mentre giacevo inerme a terra, che ebbi una rivelazione. Forse era San Gennaro, o forse le quattro pizze a portafoglio che avevo mangiato quella mattina. Ma io vidi la luce. E assomigliava alla prima serie TV italiana in candid camera. Bellissima, scorrettissima e monetizzabile. Era detto fatto plus due vecchi Ale, sveglia! Sveglia, porca troia! Svegliati, qui ti incu***ate e vinci, eh! Vaffa... Ho detto fatto plus, intanto c'è il link in descrizione, quello non scappa. Sveglia! Ah, sta bene. Chi è questa qui? Chi è lei? Nessuno, sono una signora che stava in giro. Ah, è suo? No, è vostro. Ah. Ha vinto 150.000 euro. Ancora? No. Fino a ieri avevo 30 anni, io successo le cose incredibili, signora! Che cosa devo fare? Signora, non faccia aria! Sto a posto? Io posso, sì. Andate in una pizzeria con la maglia della Juventus e mettete l'ananas sulla pizza. Scusate un secondo, signori, che mi sono dimenticato una cosa. No, gli schifo, ma che l'hai visto voi? Ananas. No, ma aspetta. No, ma quando mai? Ma vieni per qua. Ma quando mai? Ma era ananas buonissimo, è bio. Ma è bio. Ma quando mai? Aspetti che lo do anche al signore. Aspetti anche lei. La metto anche nella birra, perché aromatizza, buona pizza e forza Juve. Mamma mia! Massimo! Ma perché lavora con la maglia della Juve? Signori, però vi chiedo una cortesia, non fate casino che disturbate i clienti. No, ma tu mi ci sei la maglia. Sì, sì, ma in silenzio, perché i clienti stanno mangiando. No, ma pure sta maglietta, mamma mia. Sì, c'è un po', sì, lo so, la maglietta di Vala, direttamente da Torino. Mamma mia, è tornato da Torino. Buon appetito, fate silenzio però, grazie. Fate silenzio. Pure. Ma nella birra ve l'ha messa. Poi, ma sulla pizza è buona, io l'ho mangiata in America con l'ananas. Cercate un parcheggiatore abusivo e una volta trovato sostituitelo, iniziando a lavorare voi. Volete essere il suo stagista? Fatevi insegnare i trucchi del mestiere. Parcheggio? Io sono nuovo. Sono stagista io. Ciao. Do una mano gratuita. No, prendi, quanto devo chiedere? 2 euro? No, piacere. Niente proprio. Niente. Ah, sempre a piacere. A piacere. Io vorrei imparare, però come faccio a capire quando qualcuno vuole parcheggiare? Ci mettono da soli, dai. Ah, io... Posso? Come? Grazie, gentilissimo. Ma... No, però non si è fermato questo. Sarà che... Si devono fermare da soli. Ah. Di qua, dai. Grazie. Sarà che sono di Milano e non si fermano, Gennaro. Parcheggiamo, signore? No. Questo che fa? Le finte? Fammi fare un parcheggio. Mi dai scusa, dammi qualcosa a piacere. Dai, 50 centesimi. Ma guarda che pezzo di... Ma dammi 50 centesimi! Guarda che così fai dei soldi, Grazie, gentilissimo. Signori, 1 euro 2 a piacere. Sono di Milano io. Piacere. A Milano. 20 centesimi a piacere. Ma sono in stagio, signora. No, non mi interessa. Ho capito, però signora, lei è razzista. Sei simpatico. No, è razzismo simpatico. Questo. Questo è razzismo per... Te li darei solo per la simpatia. Però non me li dà. Che rido, nessuno che mi dà i soldi, ho capito. 1 euro. Io ti ho detto, io sono stagista, Gennaro, io sono qua per imparare, questo è il concetto dello stage. Poi se va bene passiamo a un apprendistato. Mi paghi IMSS. Ma no, prenditelo tu, Gennaro, ma che è? Riposati. Sei stato gentile. Ma ci mancherebbe. Verificate se è vero quello che si dice sull'ospitalità dei napoletani. Buonasera. Salve, noi siamo due ragazzi di Milano, siamo qua a visitare Napoli. Ci hanno detto che però il vero caffè napoletano
si beve nella casa dei napoletani. Faccio proprio. Non fa un caffè da offrirmi? No. Salve, sono Alessio, è possibile avere un caffè? Noi beviamo il tè. Ah, il tè? Come gli inglesi? Scusi, signora. Signorina, una domanda. Noi stiamo cercando qualcuno che ci fa assaggiare il caffè napoletano, quello vero. Scusi, il bar qua dietro, se non va. Ma il bar lo fa come quello di Milano, capito? Lei, signora, fa il caffè napoletano? Caffè napoletano, quello vero, lo fa lei? Di casa. No, quello di casa, tu ma non... nel bar. No, no, a casa proprio. Tu ce l'hai fai il caffè? Dove abiti? Più avanti. Andiamo, ci fai un caffè, vuoi assaggiare quello del caffè? Quello che ti ha preso al bar, uguale a quello di Milano. Cosa si incazza tua mamma? Ci tira una secchiata d'acqua. Buongiorno, come sta? Bene. Ci hanno detto, suo figlio ci ha detto che ci avrebbe fatto un bel caffè. Buonasera. Alessio, aiutate i miei amici. Buonasera, salve, piacere, Cina. Alessio. Alessandro. Cira? Ah, prima volta che sento Cira. Prego, signora, l'ho fatto alzare? Sì, 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 sì. Oh, sì, mentre fa il caffè vado un attimino in bagno se posso. Sì, posso? Prego, grazie. Leo. Metto questo così, non dai. Perfetto. E quindi qual è il trucco? Arrivo per subito. Il vero caffè napoletano. Che qua è l'acqua? È il caffè. Ah, come a Milano, diciamo, sì, però sì, l'acqua sì. È diversa. Sì, poi, l'acqua è diversa qua. E poi mettete lo zucchero già, esatto, che sì. Fa la cremina. E non sono mai riuscito. Già a Milano. A Milano, sì, a Milano abitiamo. Ma fammi fare una bella figura. Sì, sì, va. Adesso vedo, ma non è Masterchef, vale. Signora, stia tranquilla. Facile. Bruciato. No. Quando c'è l'acqua giusta è facile. Bene, bene. Ah, la montagnetta quella lì. Questo lo sapevo, questo trucco qua, eh. Anch'io ci ho provato a Milano, ma... Anch'io con mia madre, non trovo questo. Poi è lì. Esatto, no, non c'è. Tac, provato. È un'acqua, è l'acqua da dentro. Forse sarà lavando le mani, magari. Ah, la diave è andata. Salve. Ho fatto una doccia. Grazie. Molto calda l'acqua, il caffè? È su un fuoco. Facciamo un caso? Allora non andiamo di là, si è zitto. Però il caffè che lo... Cioè, le mutande. Io un po'. Fatto la doccia, sì, è stato un po' caldato. Prima esce il lavoretto. Sì, sì. È che Napoli su e giù sui quartieri. Sono cioè. Salite, cavolo, allora... Mi sono dato una sciacquata, ho il mio accappatoio. Ma come te la sei fatta già così? Perché? Perché è piccolo. Sì, era un pochettino, però ci sta, sì, sì. Intanto ci prendo un bel caffè, mi faccio una bella doccia. Magari metto anche le mutande se la signora è disponibile. Ma è scappata. Ma sta ridendo, signora, dove è andata? Dove va? Scusi, vengo qua. Posso, scusa. Sì. Permesso. Arrivo delle risate. Mi ha detto Napoli siamo tutti ospitali. E allora ho detto, ma sì, ho visto la doccia, ho detto mi faccio la doccia. Niente, scusate, siete stati molto gentili, Adesso abbiamo questo cafferino. Non è ancora pronto. Una doccia a volo, una doccia a volo. Amici, ormai l'avete capito. Detto Fatto Plus, due vecchi bastardi, è già online e lo trovate nel link in descrizione. Non perdetevi la prima serie TV italiana in Candid Camera, porca di quella Nel frattempo vi lasciamo alle reazioni dei nostri amici napoletani che salutiamo e ringraziamo per la splendida accoglienza che ci hanno riservato durante le riprese. Viva Napoli, viva i napoletani! Ciao! Lei l'ha vista? Bravo! Ma tu sei d'accordo? Sì, sì. Io compri. Però in America l'ho mangiata davvero. Ti ho visto. Vai, ti ho fatto anche... Ah sì, cazzo, vale anche questo. Vai, la sicurezza prima di tutto. C'era qui una telecamerina a giro, vedi. Noi siamo... Ma quindi anche da qua si vede io che lancio le mutande. Sì. Sono stato prima. Ma io ho paura, ma mi sono perso. Abbiamo messo quell'altro in bagno, ma andiamo. Sì, sì, sì. Io ho tenuto la porta. Non fa niente, è stato uno scherzo, vecchio. Vieni, Chiara, ti sei arrabbiata più di tutti te. Sì.
Sì, no? Perché non mi piace quando no. si lavora e... Hai ragione. Perché capita, guarda, una piazza veramente piena di cretini. Guarda, noi li facciamo per lavoro, il nostro piccolo proprio veniamo a... È un lavoro molto strano, però è come gli scherzi a parte, solo che li facciamo le persone comuni. Questo? Eh beh sì, il meccanismo era... Mi scusi ancora, Ah, è stato bello, mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Meno male, meno male, meno male. Alla prossima.